cioè c'è stata una sentenza di un giudice a Napoli con un pensionato che rientrava tra l'altro nel decreto Renzi e ha vinto la causa. È stato molto rapido. Okay. Prima del decreto, quindi dopo il decreto ti saluto, ciao. Perfetto, grazie. Ok, passo un attimo la parola a Simone. Così concludiamo, che è anche tardi, inizia insomma la vicina. Volevo innanzitutto ringraziare gli attivisti e volevo sottolineare che questo evento è stato organizzato senza fare nessun volantinaggio selvaggio, senza nessuna affissione abusiva. Non per esempio, tornando a Mafia Capitale, Borgheresi e Gramazio, che chi vive il quartiere sa quanto tempestano con i loro cartelloni il nostro quartiere, con le loro affissioni abusive. Questo giusto per rimarcare le differenze. Ma Gramazio chi? Gramazio quello sì, quello arrestato, esatto, quello arrestato. Esatto. Non lo sapevo. Mi hai ricordato un altro chi? Sì, perché ci sono dei legami anche da parte del centrodestra, non solo del centrosinistra. Volevo ritornare sul tema però dell'evento di oggi, che è Mafia Capitale, e alla frase "fuori la mafia dallo Stato", che più volte in questi ultimi mesi ci siamo ritrovati in Campidoglio e non solo, anche in Parlamento, a urlarlo insieme, come 22 anni fa i ragazzi di Palermo al funerale di Borsellino. Questo per dire che la mafia, come appunto diceva qualcuno, o la si combatte o ci si allea, e in questi 22 anni abbiamo capito qual è stato il cambiamento. Questo per dire che la mafia bisogna combatterla tutti quanti insieme, e siamo qui oggi per far sì che non venga minimizzato questo fatto. Dobbiamo rimarcare e battere il ferro finché è caldo e farci sentire tutti quanti insieme e urlarlo quando ci saranno questi eventi di protesta, per urlare di nuovo "fuori la mafia dallo Stato" e ovviamente "Marino dimettiti", tutti insieme. Grazie. Allora, prima di ringraziare i nostri tre portavoce, comune, municipio, comune e parlamentare, vorrei ringraziare le persone che hanno permesso di questo evento, chi si è occupato della logistica, tipo Simone che sta nascosto là dietro, Roberta, Francesco Fedele che sta sui social, Lorella, Fabio, tutte persone che come volontariato, quindi essendo attivisti, diamo del nostro tempo, dedichiamo per organizzare queste cose. Quello che vi chiediamo noi attivisti, non loro, è cercare la prossima volta di portare qualcun altro, in modo tale che possiate fargli vedere cos'è il Movimento 5 Stelle. Dal vivo, parlando con loro che stanno all'interno delle istituzioni, perché no, può darsi che si riusciranno ad attivare, lo so che dura, però quello che dobbiamo cercare di fare noi che viviamo queste cose, che vediamo e che siamo qui a conoscerli rispetto a come vengono rappresentati, ok, quindi l'abbiamo visto in prima persona, lo so è difficile, cerchiamo di farlo se ci riusciamo. Lo so, sono ostinati perché molti sono da... contenti della vita che fanno? Sono contenti quello che mi piace, c'è l'assegnazione normale, ma è peggiore. Lo so, proviamoci, è un nostro... lo so, è difficile, è un nostro dovere rispetto anche agli altri. Niente, ringraziamo... l'ultima cosa, vi chiediamo chi oggi, se ci potete lasciare i vostri contatti, la mail, il numero di telefono a Roberta, in modo tale che vi teniamo sempre aggiornati sulle iniziative che facciamo, perché noi abbiamo una mail list a cui inviamo, tipo l'evento di oggi è stato inviato alla mail list, o prossimamente vorremmo organizzare un grosso evento nel municipio con il Movimento 5 Stelle, vediamo se ce la facciamo, vi terremo in contatto, vi faremo sapere che avremo il bisogno di molte persone che ci diano una mano. Quindi stiamo cercando di farlo, è un'idea che abbiamo noi dal basso, l'abbiamo già condivisa, vediamo se riusciamo a fare un bel evento nel nostro municipio con più parlamentari regionali, comunali. E niente, ringraziamo Simone, Marcello e Roberta, lasciate le mail a Roberta Capestorni, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo evento.